Sono due le commissioni consiliari che stamattina 11 gennaio si sono riunite nella sede di Via Verdi. La commissione urbanistica presieduta da Carlo Iannello ha ospitato l'assessore Luigi De Falco per incentrare la seduta sulla tematica del piano casa e la possibilità di una nuova variante al PRG. Ci sono due questioni diverse. Una è l'attuazione del piano casa regionale e un'altra è la considerazione della questione abitativa all'interno dello strumento urbanistico vigente. Lo strumento urbanistico rimane imprescindibile, abbiamo però degli adempimenti da compiere in ossequio alla legge regionale 1 che introduce meccanismi derogatori alla pianificazione. Noi però vogliamo indirizzarli nell'ambito della pianificazione ordinaria, quindi non della deroga, attraverso un aggiornamento che riguarda l'esigenza di dare risposta al fabbisogno di casa. Quindi il meccanismo sarà quello dell'edilizia sociale, ma anche quello dell'edilizia pubblica, individuando poi i criteri che ci consentono anche di superare questi impasse che stiamo vivendo rispetto a un'edilizia pubblica che è un po' maltrattata anche dagli enti sovraordinati. In Commissione Ambiente sono state invece nuovamente accolti i rappresentanti delle associazioni per prendere atto dello stato di salute dei cani affidati dal Comune ai canili privati e confrontarsi sull'istituzione del garante degli animali. Dopo la vicenda degli animali trovati morti, riuniamo questa Commissione Ambiente per capire un attimo in che condizioni sono gli animali affidati nei canili privati, affidati dal Comune di Napoli, parliamo dei randaggi. Abbiamo parlato anche del garante degli animali, una nuova figura che è necessaria per tutelare gli animali e siamo qui con le associazioni per cercare di affrontare il problema in maniera concreta.